Quest'oggi non sono state molto felici, soprattutto quella dell'espulsione, perché viene fuori da una doppia ammonizione alquanto dubbia e probabilmente anche da un calcio di rigore che si poteva fischiare e quindi da un passaggio al 2-0 se c'è il calcio di rigore oppure di un'espulsione, perché la partita si può mettere meglio per noi, va a finire che prendiamo l'espulsione e non solo, rimaniamo in 9 perché Corsino si è fatto male, è andato fuori e in quell'azione prendiamo il gol dell'1-1. Quindi poi una grande reazione del Marsala, il secondo tempo in 3 contro 1 possiamo ugualmente fare gol, non ci siamo riusciti e quindi diciamo che dire, bravi al Marsala, la Cavese ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi guardiamo il campionato con la consapevolezza che possiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Mister, il nosocomio cittadino dopo questa partita rischiava di essere sovraffollata. Lei si sente un po' la responsabilità addosso di molti cardiopatici oggi a Tirone Palamberti per la condotta di gara, diciamo, per come si è sviluppato. Diciamo che io potevo essere uno dei tanti, sarei andato insieme ad altri. No, allora proviamo ad essere seri, nel senso che io temevo molto questa partita, la temevo molto fra le squadre visionate, ho detto anche a Savarese, mi sembra, che questa squadra è una squadra che ha meno punti secondo me di quanto merita e i tre davanti per le loro caratteristiche potevano darci difficoltà rispetto ai nostri terzini. Cosa che purtroppo si è verificata sistematicamente perché la partita si è proprio sviluppata sugli uno contro uno vinti da Riccobono alla fine e su un uno contro uno con una palla che poteva essere gestita bene, con un raddoppio mancato, perché ovviamente dici se vedi che la squadra avversaria è così brava con i tre davanti, dobbiamo anche pensare di fare una soluzione tattica. La soluzione era quella che con le mezzale saremmo venuti al raddoppio, cosa che è avvenuto tra l'altro sul primo gol, ma siamo stati leggeri, dovevamo essere cattivi, ma cattivi davvero, una cattiveria che Arrendi ho visto e per mezz'ora invece oggi non ho rivisto e questa cosa la squadra se la sentirà dire almeno 10 volte al giorno da martedì al ritorno al campo, perché noi dobbiamo capire che entriamo in una fase di campionato dove la cattiveria, l'agonismo, la voglia, quegli occhi che cercano di sputare veramente fuoco da tutti i pori, dobbiamo farla nostra questo tipo di caratteristica. Dopodiché però c'è da dire anche che potevamo solo perderla noi, nel senso, dopo l'espulsione di Forgione, perché loro si sono lamentati sull'espulsione, però con onestà c'è da dire che tutte le volte che noi ripartivamo, anche sullo 0-0, loro sono sempre ricorsi al fallo tattico, infatti tante ammonizioni, e ovviamente se tu giochi per bloccarmi l'azione prima ci può essere anche l'espulsione. Da lì secondo me è iniziata una partita diversa, una partita dove la squadra ha tirato 14 volte in porta. Pizzolato ha fatto secondo me delle parate impressionanti e abbiamo rischiato di mandare qualcuno al nosocomio cittadino, però meglio mandarlo così con una vittoria e niente, che non con un altro risultato.